stiamo parlando dell'effetto Mandela. Sai cos'è l'effetto Mandela? No. L'effetto Mandela sostiene che abbiamo fatto un salto temporale tra universi e alcune persone sono rimaste con i ricordi precedenti e alcune persone invece li hanno quelli attuali, quelli giusti. Shaggy aveva il pomo d'Adamo o meno? Aveva il pomo d'Adamo. No, ok. No, ok. È Looney Tunes o Looney Tunes? Con due O. Ah! Ora capite di quello che sto parlando. Ciao a tutti ragazzi, grazie e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi torniamo a parlare dell'effetto Mandela. In moltissimi miei video abbiamo già parlato di questo argomento, ossia la vera e propria situazione paradossale di falsi ricordi che stanno subendo moltissime persone a partire dal 2009. Ed è stranissimo questo argomento perché si divide proprio in fazioni tra persone che ricordano certe immagini, certi argomenti, certi nomi in una maniera, quando la realtà è completamente diversa. E per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando, ho deciso di chiedere aiuto a una persona molto autorevole e con tantissima esperienza. Il mio iPhone, più precisamente su TikTok, ho trovato un vero e proprio filtro che vi permette di testare se siete all'interno del giusto universo dell'effetto Mandela. E voglio provarlo qui insieme a voi per farvi capire di cosa parleremo oggi. A turno mi verranno mostrati delle immagini, delle scritte, delle parole. Io dovrò scegliere, spostando la testa, se la versione giusta è a destra o a sinistra. Vabbè, vi faccio vedere, basta. Ah, questa è un'immagine di Alice nel Paese delle Meraviglie. È siamo tutti quanti pazzi qui o la maggior parte di noi è pazza qui? E io mi ricordo siamo tutti pazzi. Oh, non è vero. Sono quasi tutti matti qui. Shaggy aveva il pomo d'Adamo o meno? Aveva il pomo d'Adamo. No, ok. No, ok. No, qua veramente non ci sto dentro io. È Looney Tunes o Looney Tunes? Con due O. Ora capite di quello che sto parlando. Andiamo dall'inizio però, perché l'effetto Mandela ha una vera e propria origine, trova il suo nome nel 2009. E più precisamente grazie alla giornalista Fiona Broom durante l'evento DragonCon, dove si trova a chiacchierare con un responsabile della sicurezza. E qui nasce una vera e propria discussione su Nelson Mandela. Lei infatti sostiene che Nelson Mandela sia morto negli anni 80, mentre il responsabile della sicurezza dice no, Nelson Mandela è ancora vivo. Fiona a questo punto decide proprio di entrare in sala durante la conferenza e chiede a tutto il pubblico: ehi, voi come vi ricordate Nelson Mandela? Che è morto in prigione negli anni 80 o che è ancora vivo? E incredibilmente il pubblico si era diviso in due vere e proprie fazioni, 50 e 50. La metà che sosteneva che fosse morto negli anni 80 in prigione, con l'altra metà che diceva, no, è ancora vivo. E a questo punto Fiona decide di creare un vero e proprio sito che si chiama Nelson Mandela Effect, dove cerca di trovare una soluzione a questo falso ricordo. Perché moltissime persone ricordavano proprio di aver visto al telegiornale, di aver letto giornali, di aver letto libri dove Nelson Mandela era morto negli anni 80, ma non è affatto così, tanto che Nelson Mandela è morto nel 2013 e raga, ad oggi gli effetti Mandela sono talmente tanti che vi manderanno fuori di testa. Ciao a tutti, non so di che cosa sto parlando già, però volevo dire che secondo me sì, cioè sono d'accordo assolutamente. Stiamo parlando dell'effetto Mandela, sai cos'è l'effetto Mandela? No. L'effetto Mandela sostiene che abbiamo fatto un salto temporale tra universi e alcune persone sono rimaste con i ricordi precedenti e alcune persone invece li hanno quelli attuali, quelli giusti. Io conosco molte persone che sono rimaste indietro. Di universi proprio precedenti, precedenti. Ti faccio una prova, guarda. Come te lo ricordi Pikachu? Così. Sposta la testa di là allora. Sbagliato. È specchio specchio delle mie brame o specchio servo delle mie brame? No, il primo. È specchio servo delle mie brame? Specchio servo delle mie brame. Chi è la più bella del reame? E vedi, non è possibile. E vuoi rimanere ancora più sotto shock? Luke, io sono tuo padre. Sì. Non c'è nel film. Non lo dice. Raga, non lo dice. No, scusate, però io mi ricordo la scena di Darth Vader che si gira. Non dice. Ah, no, è vero, io mi ricordo. No, io sono tuo padre. Il fatto è che questo fenomeno ha diverse spiegazioni, o meglio, diverse teorie che tentano di spiegarlo, che vanno dagli universi paralleli fino alle teorie del complotto sulla modificazione della trama del nostro spazio-tempo. E una teoria abbastanza chiacchierata che più mi ha incuriosito mentre facevo le ricerche per questo video è quella che nel luglio del 2012 abbiamo sventato e evitato una vera e propria tempesta solare di soli 9 giorni. E la forza di questa eruzione sarebbe stata paragonabile a quella di Carrington del 1858.
Se non lo sapete, l'evento di Carrington è la tempesta geomagnetica più intensa della storia. Ha creato dei veri e propri display aurorali che sono stati segnalati a livello globale, causando addirittura scintille e incendi in più stazioni telegrafiche. La teoria è quindi che in realtà nel 2012 non l'abbiamo evitata questa tempesta solare, anzi ne stiamo subendo le conseguenze tuttora. Il nostro universo sarebbe stato riprogrammato quasi uguale a prima, facendoci fare però un salto temporale e un salto tra universi paralleli. E un fatto un pochino inquietante riguarda appunto uno dei più famosi Mandela Effect della storia, ossia quello del logo di Fruit of the Loom. Ognuno di noi penso che al mondo abbia almeno una t-shirt Fruit of the Loom nell'armadio, e io potrei metterci la mano nel fuoco che quando ero piccolo c'era la cornucopia, ed è assurdo pensare che in realtà non c'è mai stata. Tanto addirittura che in una puntata di South Park si vede il logo Fruit of the Loom con la cornucopia. E anche cercando online e facendo ricerche sul passato del logo di Fruit of the Loom, non c'è assolutamente traccia, non c'è mai stata nemmeno nella storia, mai una volta il logo ha avuto la cornucopia. C'è sempre stata la frutta e basta. Negli ultimi anni molte persone hanno anche notato alcune differenze che si sono sviluppate in alcuni quadri iconici, tra i quali la Mona Lisa, dove ci sono persone che sostengono che il suo sorriso sia sempre stato dritto, mentre altri la ricordano con un leggero sorriso. Però uno dei dettagli più interessanti è sull'olor di Munch. Molte persone infatti sostengono che in realtà l'uomo ritratto avesse un bracciale. Io onestamente non lo ricordo con il bracciale, però se voi lo ricordate con il bracciale fatemelo sapere assolutamente nei commenti, perché le persone che sostengono di aver visto quel bracciale sono tantissime. C'è poi un dettaglio molto importante per quanto riguarda lo sfondo: le due persone sono entrambe in piedi o una di queste è inchinate? Come lo ricordate? Ma una delle cose che più mi ha fatto andare fuori di testa sono le teorie del complotto sui video musicali, e più precisamente sulla storia di Britney Spears, che è stranissimo perché sui suoi video musicali ci sono un sacco di effetti Mandela, e uno dei più assurdi è quello di Baby One More Time, uno dei video più iconici della storia, dove Britney, vestita da scolaretta, balla e canta la storia di lei che vuole essere ripresa da questo ragazzo. E come la ricordate? Lei aveva una gonna nel video musicale, la ricordate a scacchi? Beh, se è così vi state sbagliando di grosso, perché la gonna che indossava era assolutamente nera. Io stesso, che ho visto quel video musicale un miliardo di volte, la ricordo in realtà a scacchi, e probabilmente questa cosa se la ricorda Britney stessa, perché in uno dei suoi post di Instagram lei dice di aver indossato l'outfit di Baby One More Time e indossa una gonna a scacchi. Raga, lei era letteralmente nel video, era lei che ha scelto l'outfit. Questa cosa mi manda fuori di testa, ma non finisce qui, perché possiamo parlare di altri mille esempi. Per rimanere nel tema pop star Disney, pensiamo proprio al logo della Walt Disney. Nell'introduzione del logo, dove c'è il castello con scritto Walt Disney, molte persone ricordano espressamente che lì in quel momento compariva Campanellino e con la sua bacchetta magica faceva comparire il logo. Io e le mie sorelle guardavamo da piccoli in continuazione i film della Disney, e quando compariva quel logo c'era Campanellino, c'era Tinkerbell che arrivava con la sua bacchetta, faceva ting e compariva il logo. Raga, non è mai stato così. E sempre per rimanere in tema Disney e ricordi di infanzia, come si veste l'orso Baloo nel Libro della Giungla? Vi lascio 3 secondi per pensarlo. Se lo ricordate con una gonnellina di banane e un reggiseno di cocco, vi sbagliate alla grande, perché non è assolutamente così. Possiamo parlare anche di Star Wars. C'è uno dei personaggi più famosi che è C-3PO8 ed è stato riproposto ad Halloween un miliardo di volte. Raga, non è completamente oro, ha una gamba argentata. Com'è possibile? Io non ho mai visto questo dettaglio, non ho mai notato. Non me lo ricordo, era completamente dorato, non c'era la gamba argentata. Ma passiamo a qualcosa di più attuale, perché un vero e proprio fenomeno parallelo all'effetto Mandela è quello dell'effetto Mandela delle emoji. Molte persone sono convinte che alcune emoji, io stesso sono stato vittima di questa cosa, esistano, quando in realtà non sono mai esistite. Un esempio, l'emoji del ladro. Provate ad andare nella sezione commenti e inserire l'emoji del ladro. Cercatelo. Sì, lo so che lo ricordate, con la mascherina, il sacco. Non esiste, semplicemente non è mai esistita, non è che è stata tolta, non è mai esistita. Questo è solamente uno degli esempi delle varie emoji che non sono mai esistite. Come questa, l'emoji del oddio sto ridendo ma senza le lacrime. Raga, io sono sicuro, storta così c'era, non è mai esistita. Ma volete essere sconvolti fino alla fine? Quanti lati ha la piramide di Giza? 4, vero? No,
ne ha 8. Raga, 8, ha 8 lati convessi, cioè letteralmente rientrano. Vi rendete conto? E questi, raga, sono alcuni degli esempi degli effetti Mandela più eclatanti che sono riuscito a raccogliere nell'ultimo periodo. Però se vi piacciono altri video del genere, potremmo fare altri video prossimamente dove raccolgo altri effetti Mandela, ne parliamo, ne discutiamo. Se ce li avete giù nei commenti, alcune cose che vi ricordate, fatemelo sapere, sono super curioso. Io ogni volta che ne scopro di nuovi vado fuori di testa, perché ce n'è un'infinità. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete un pollice in su, condividete questo video. Esce un nuovo video ogni martedì 15, ogni sabato alle 10:30, intanto il giovedì, ma questo non sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao!